now. Mannaguacci non è venuta. Abbiamo un campano, penso che entreranno. Guarda, scrivo. Non è che sono su Facebook, come si può capire chi dei nostri su Facebook non è qui? Si vede da Facebook quanti vi stanno seguendo. Abbiamo due follower, tre. Beh, io voglio iniziare, siamo tutti pronti? Vediamo Alessandra e Maria che fine hanno fatto. Secondo me stanno impazzendo per capire come si ricollega. Siamo in diretta. Ciao a tutti. Bravi. Vabbè, allora iniziamo. Ciao. Andiamo? Stai rientrando? Ciao. No, stiamo... Ciao a tutte e tutti. Ciao. 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 Va bene, entri e ti saluti quando entri. Ciao, ciao. Tutti presenti. Ciao. Chiudiamo i microfoni? Facciamo parlare solo... No, inizio io. Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata zero del video talk di Lega Ambiente Trani, ci vediamo a casa. Questa, diciamo, di stasera è una sperimentazione. Vogliamo provare a condividere con chi ci seguirà alcune attività che noi stiamo svolgendo e eventualmente, diciamo, in futuro ragionare in maniera libera e aperta su nuove iniziative da poter fare insieme. Stasera parleremo di un progetto che stiamo svolgendo ormai da un paio d'anni, che si chiama Scuola Cossara. È un progetto di lotta alla dispersione scolastica ed si pone come obiettivo quello di costruire una comunità educante, cioè di far divenire scuola anche una serie di realtà che agiscono sul territorio. Quindi proprio l'idea stessa del progetto, anche il nome di Scuola Cossara, deriva proprio dall'idea di immaginare una scuola che fa delle incursioni, che esce dalle sue mura e invade il territorio circostante, e al contrario le realtà associative, dell'impegno culturale presenti sul territorio, fanno delle incursioni all'interno della scuola e diventano parte della scuola stessa. Quindi una scuola che diventa territorio, il territorio che diventa scuola. Anche rendendo anche la didattica curricolare una didattica di tipo laboratoriale. Oggi qui con noi c'è Ruggero Ronzulli, che è direttore di Lega Ambiente Puglia e anche il coordinatore del progetto Scuola Cossara, che ci presenterà un po' le azioni e la storia di questo progetto. Vai Ruggero. Ciao a tutti, ho riattivato l'audio, saluto tutti i presenti e chi ci ascolta sia su questo canale che in live sul profilo di Lega Ambiente Trani su Facebook. Appunto, questa è una puntata zero e siamo voluti iniziare, partire dal progetto che assorbendo e catturando molte energie in questo ultimo periodo, che è il progetto appunto di Scuola Cossara. Un progetto che, come diceva Vincenzo, ormai sono quasi 2 anni che è partito ed è in corso, è nato da una proposta, un'idea appunto di Vincenzo e di Pierluigi Colangelo, che è presidente del Circolo di Trani, nel provare a presentare un progetto con l'Istituto Alberghiero di Trani, l'IPSAR Aldo Moro,
e soprattutto provare a rispondere a questo nuovo bando, a queste nuove call che erano nate da Impresa Sociale con i Bambini, che è una costola di fondazione con il Sud, ed era in particolare rivolto appunto alla fascia adolescenti e per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della povertà educativa. Un fenomeno molto presente in Puglia, infatti siamo al terzo e quarto posto della classifica per dispersione e abbandono scolastico ed è un'esigenza, diciamo, molto sentita e particolare. Ho condiviso appunto ora nello schermo qual è l'immagine, il logo del nostro progetto Scuola Corsara, questa nave colorata che cerca di salpare questo settore, quindi questo fenomeno, appunto per cercare di prevenire e dare un'offerta particolare e diversa ai ragazzi. Cosa consiste sinteticamente? Sarò molto sintetico perché poi cercheremo appunto con il dibattito di affrontare tutti i vari temi che tocca il progetto con gli altri partner progettuali. Appunto è un progetto promosso da Legambiente Puglia e finanziato dal Bando Adolescenza di Impresa Sociale con i Bambini, e questi sono tutti i partner coinvolti: Città di Trani, Istituto Aldo Moro, Scuola Media Baldassarre, la Scuola Media appunto Superiore Aldo Moro, l'Associazione Baonda, Associazione Promozione Solidarietà che è il Centro Giove, il Campo dei Miracoli, il Colore degli Anni, questa città, COP Alleanza 3.0, l'ASL Batto, l'Università LUMSA, Terra Solidali e la PS Vittorio Emanuele. Appunto è un progetto che vuole sviluppare le materie di base che tutti i ragazzi frequentano a scuola, quindi la matematica, l'italiano, in particolare è un istituto alberghiero, quindi sala, cucina, bar, pasticceria, orticoltura, ed anche educare alla legalità e alla cittadinanza attiva. Tre sono i punti cardine di questo progetto, che riguardano tre luoghi principali della scuola, che sono l'orto, il bar e il ristorante. Infatti è stato creato un orto didattico sociale all inclusive, quindi dove si è costruito un orto di base, e anche quindi ci si spiega come coltivare un orto, come soprattutto qua la filiera chilometro zero è biologica. Si stanno anche installando delle serre appunto per creare una filiera agroalimentare appunto a chilometro zero totalmente. I prodotti che vengono coltivati nell'orto vengono poi portati nel ristorante, dove vengono cucinati e offerti attraverso i pranzi sociali aperti al pubblico. Un altro elemento appunto è il barretto. Guardate, qui sono un po' le foto. La prima foto in alto e in basso era come era ridotto il barretto, che è stato concesso dall'ASL BAT, Legambiente, la cooperativa, questa città che avrà la gestione, sta ristrutturando appunto. E in basso a destra è una delle ultime foto, ad oggi però ancora meglio totalmente ristrutturato. Questo è il ristorante sociale e didattico, appunto i ragazzi che fanno questa realtà concreta, un'esperienza concreta, quindi anche producono delle conserve con i prodotti ricavati dall'orto. E questo ristorante è stato aperto alla società di Trani, e quindi le famiglie più bisognose individuate dalle varie associazioni vengono portate all'interno del ristorante. Quindi è anche interessante avere questo connubio di ragazzi a contatto con le fasce più deboli e bisognose. Inoltre, sia nell'orto che poi anche nel barretto fanno parte di queste attività anche i pazienti del centro di salute mentale, che è anche un'altra realtà molto particolare. Ci sono anche tutta una serie di laboratori culturali che dopo approfondiranno chi li sta svolgendo materialmente, dove appunto si cerca di far toccare dei temi sia di sensibilità interna di ragazzi stessi, ma sia di affrontare il mondo esterno attraverso l'arte ricreativa, l'espressione corporea, il teatro, la fotografia e così via. Quindi sono una serie di laboratori che dopo saranno spiegati meglio. Il progetto si concluderà
con uno spettacolo che metteranno in scena i ragazzi stessi attraverso la goletta verde di Legambiente Puglia. Sarà un'imbarcazione che viene data a Legambiente attraverso i beni sequestrati e confiscati, si viaggerà per la Puglia, si porterà appunto in scena lo spettacolo ideato e creato dai ragazzi stessi. Sarà anche un video ricettario fatto tra ragazzi e genitori, e il tutto sarà corredato da un'associazione di genitori e studenti che prenderanno tutto ciò che è di positivo di questo progetto e lo porteranno all'esterno, ma soprattutto lo renderanno anche continuativo, perché tutto ciò che è stato creato è stato fatto in maniera che possa continuare nel tempo anche a conclusione del progetto. Questa immagine conclusiva è su i gadget che abbiamo voluto realizzare del progetto. C'è appunto una maglia, una t-shirt, una borraccia, si parla tanto di plastic free, e quindi abbiamo pensato come gadget, un bel gadget, creare questa borraccia per gli studenti, e anche una sacca. Diciamo, questo in sintesi veloce qual è il progetto di Scuola Corsara. Abbiamo cercato appunto di creare delle attività concrete, reali, quindi mettere direttamente alla prova i ragazzi sul campo, perché spesso anche da un sondaggio che è emerso, da un monitoraggio dei ragazzi, quello che magari è porta più all'abbandono, oltre condizioni economiche delle famiglie o essere addirittura vittime di bullismo all'interno delle scuole, ma anche fare poca pratica, fare poche attività concrete, e soprattutto un istituto alberghiero che è molto pratico, rafforzare questa esperienza è ancora più importante, ma soprattutto offrire dei laboratori extrascolastici, che sono i laboratori che vengono fatti fuori all'orario scolastico, quindi i ragazzi frequentano in modo spontaneo. È importante perché magari presso un istituto alberghiero o un'altra scuola non è usuale fare un laboratorio di teatro, di espressione corporea o di arte ricreativa, quindi è anche importante questo aspetto. Ma da questo punto di vista, ora, com'è importante entrare un po' nel vivo del dibattito e capire anche da chi svolge quotidianamente questa attività e questa realtà qual è stata l'esperienza, e come è stata anche recepita da parte dei ragazzi, perché ovviamente è un progetto che è entrato totalmente nella didattica dell'Istituto Alberghiero Aldo Moro e vivono quotidianamente. Per questo io vorrei un attimo ritornare a Vincenzo, che è uno dei docenti dell'Istituto Aldo Moro ed è uno appunto anche dei promotori di questo progetto. Quindi Vincenzo, entriamo nel particolare, tu segui molto la parte dell'orto, la parte agricola e del ristorante, quindi come è nata questa idea appunto di creare questo grande orto all'interno della scuola, ma soprattutto come è stata vista dai ragazzi sia la parte dell'orto sia la parte del ristorante, anche perché i ragazzi hanno a che fare con contatto con delle fasce sociali che magari quotidianamente non hanno a che fare durante l'attività della scuola. Ok, allora sì, io diciamo all'interno del progetto mi sono occupato principalmente della parte diciamo organizzativa del ristorante didattico e dell'orto sociale. Allora noi siamo parte, allora, a livello di ristorante didattico, noi siamo partiti con questa attività portando avanti almeno due o tre obiettivi diversi. Cioè, uno era quello di fare recupero degli sprechi alimentari. Ecco perché anche all'interno della compagine che ha portato avanti il progetto c'è anche l'Ipercop che periodicamente ci ha donato gli alimenti non più, cioè ancora buoni ma non più vendibili, quindi riuscendo a dare della materia prima per dei laboratori didattici all'interno della scuola. Poi, quindi recupero degli sprechi. Dall'altra parte abbiamo garantito ai ragazzi un allungamento del tempo scuola e un aumento del tempo di attività di laboratorio, di sala e di cucina.
ma questa attività ha avuto anche un risvolto sociale. Perché? Perché gli ospiti del ristorante sono stati, sono di volta in volta delle persone che hanno problematiche sociali, quindi senza fissa dimora, persone con disabilità, migranti. Questo ha permesso di rendere all'interno della nostra scuola la diversità normalità. Quindi è stato un grande passaggio in questo momento in cui prevale l'individualismo, la diffidenza verso il diverso, all'interno del nostro progetto questo elemento è stato completamente superato ed è diventato veramente normale vedere tante soggettività diverse interagire con il mondo della scuola. Dall'altra parte l'orto didattico. Noi per la scuola, l'alberghiero di Trani, ha un'ampia area verde che è stata lasciata nel tempo in semi abbandono. Quindi abbiamo lavorato molto sul recupero dei beni comuni. Quindi i ragazzi si sono riappropriati di una parte della scuola che era quasi abbandonata e l'hanno trasformata in orto. Inoltre questo orto rifornisce di prodotti alimentari il ristorante sociale, creando una sorta di filiera chiusa socialmente ed ecologicamente sostenibile. Va bene, poi se ci sono altre domande intervengo più in là. Ok, allora Vincenzo, un problema tecnico, le immagini non si vedono bene, ci stavano dicendo, quindi non so se puoi sistemare bene meglio le immagini che portiamo dietro. Grazie per la spiegazione. Uno degli aspetti principali, che queste attività sono delle attività che vanno a potenziare quello che è di base ciò che i ragazzi apprendono a scuola, quindi il ristorante, quindi l'attività di sala e cucina. L'orto ovviamente è un'attività aggiuntiva, però già l'Istituto Aldo Moro già faceva delle realtà simili, quindi si è andato a potenziare e rafforzare quello che già veniva svolto. Infatti anche l'importante di questo progetto quando è nato, e mi rivolgo a Pierluigi Colangelo, presidente del Circolo di Trani, quando si è discusso con della creazione di questo progetto e si è partiti dal mettere insieme realtà che già collaboravano fra di loro, ma soprattutto attività che già di base venivano fatte, anche se in modo un po' sporadico, però di creare, mettere a sistema tutte queste buone esperienze e poi creare un sistema più ampio e più grande, è vero Pierluigi? Sì, infatti ci troviamo dinanzi proprio a un'applicazione pratica dell'economia circolare, non solo ambientale, ma economia circolare umana. Il progetto è iniziato con un piccolo esperimento grazie al programma Brutti ma Buoni della COP. Si andava una volta alla settimana a prendere dei beni, i quali però non venivano distribuiti, ma piuttosto venivano affidati agli studenti dell'alberghiero, che fino a quel momento non avevano approcciato ancora realtà esterne, venivano trasformati per invitare in attività di socializzazione, di aggregazione, una pluralità di soggetti con cui già Legambiente a Trani cooperava da molto tempo, dai detenuti e le detenute dei due istituti, a migranti, a soggetti svantaggiati, agli utenti per appunto del centro di igiene mentale, presso cui si era realizzato un piccolo esperimento di orto grazie ad un iniziale episodico progettino, poi
reiterato nel tempo, proprio perché si era verificato questi esperimenti portavano a piccoli risultati quali ad esempio la diminuzione dell'uso dei farmaci per gli utenti, per appunto del centro servizi di igiene mentale, vantaggi per i detenuti, coinvolgimento da parte dei migranti che chiedevano sempre più di poter partecipare alle attività a beneficio della collettività, iniziare il coinvolgimento di giovani. Ecco allora che tutti questi piccoli esperimenti sono stati raggruppati nella grande vicenda di Scuola Corsara e si è in qualche modo proprio chiuso il circolo. Ecco perché si può pienamente parlare di economia circolare. Il prodotto viene recuperato, viene riutilizzato, ma anche l'essere umano viene ad essere coinvolto e viene a sua volta a porsi non più come mero beneficiario, ma come soggetto proponente. Ecco perché si parla di comunità educante in cui gli stessi beneficiari si pongono come protagonisti, ma non sono meri ricettori di un progetto, di un programma, ma sono loro che propongono ad esempio quelle che possono essere le culture dell'orto. Vi è stata una giornata in cui le ragazze del progetto antitratta sono state coinvolte e si sono appropriate letteralmente della cucina. Vi è stata proprio una giornata tematica dedicata al cibo africano, vi è stato invito di chef. Ecco perché tutti questi piccoli progetti sono andati a convergere in questo più grande progetto che a sua volta si pone come trampolino di lancio per ulteriori attività, ad esempio l'attività di recupero nelle aree pubbliche, nelle aree verdi pubbliche, la raccolta di arance, la trasfusione in marmellate. Quindi vi è un coinvolgimento a raggiera che sta coinvolgendo sia quelle forze, quei soggetti inizialmente già partner in qualche modo di legamento, ma sia sempre più nuovi progetti, nuovi soggetti. Quindi non solo quello che può essere il centro giovane, non solo le attività culturali di cui parteranno anche i protagonisti fattivi, ma anche ulteriori, non solo quindi il carcere, il centro servizi di igiene mentale, ma sempre più progetti proprio finalizzati ad un'appropriazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che per soggetti coinvolti non si intendono solamente i soggetti partner, ma i soggetti stessi, quindi i giovani. Il progetto è un progetto dei giovani per i giovani, i quali ora si stanno appropriando e riappropriando di beni comuni per costruire quella che è una realtà a loro molto più confacente. Grazie Ruggero. Grazie per Luigi. Infatti, diciamo, un aspetto importante di questi progetti è proprio creare una comunità educante, perché ora non si può più parlare soltanto di formazione ed educazione solo con la scuola, ma ben quando i ragazzi escono, finiscono il loro orario scolastico, escono e c'è un mondo molto più vasto e più ampio, e quindi far rete, creare una comunità educante allargata, che si vada a supporto della scuola, perché sappiamo tutti che purtroppo gli adolescenti magari di oggi non sono più come in passato, e quindi anche la scuola o i docenti hanno perso anche un po' quell'aspetto istituzionale, che poi, diciamo, non è colpa di ragazzi, ma di un mondo che è variato totalmente, e quindi è necessario creare un nuovo patto educativo e anche di una comunità diversa, perché ovviamente la società cambia e bisogna anche cambiare e modificare le attività che sono in essere. È una comunità educante che questo progetto è particolare perché ha all'interno soggetti anche molto diversi tra di loro. Magari nessuno poteva mai pensare quale fosse il legame fra Legambiente Puglia
le associazioni culturali come può essere Boa Onda o il Colore degli Anni, però noi abbiamo creato questo sistema, una comunità che dimostra che bisogna anche trovare nuovi sistemi, nuovi strumenti a farsi, affinché i ragazzi possano esprimere le loro esigenze. A questo proposito appunto chiedo a Manuela, che ha avuto contatto sia con le scuole medie, con la scuola Baldassare l'anno scorso e quest'anno ha iniziato il corso anche con i ragazzi dell'Istituto Aldo Moro, qual è stata l'impressione, l'impatto dal punto di vista dei ragazzi, quindi quando hanno visto arrivare queste persone esterne all'interno della loro scuola, anche perché la particolarità è che molti laboratori si sono fatti all'interno della scuola stessa, aperta in orari extrascolastici, quindi anche questo aspetto è molto importante. Quindi chiedo a Manuela qual è stata la reazione dei ragazzi, come è stato anche per voi lavorare con questi ragazzi all'interno di un sistema molto più complesso. Sì, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Io sono Manuela Lopes dell'Associazione Boa Onda, che appunto si occupa di danza e di pedagogia artistica del movimento, quindi di educazione attraverso la danza e il movimento. Beh, certo, non è stato facile far capire, soprattutto perché noi ci occupiamo di un lavoro attraverso il corpo, quindi attraverso il corpo costruire questa nuova connessione. Sicuramente diciamo le reazioni sono state dopo i primi momenti di sgomento, ma poi in realtà sia con la danza che con il teatro, anzi, i ragazzi sono sentiti volentieri più coinvolti, perché sono attività artistiche, creative, che li coinvolgono in prima persona, quindi in questo senso c'è una connessione molto forte nella costruzione di questa comunità educante in cui i ragazzi sono protagonisti, i ragazzi e le ragazze sono protagonisti. Essere protagonisti vuol dire anche essere liberi e libere di esprimersi, ma questa cosa ovviamente non è scontata, è una cosa che si impara. Allora noi attraverso questi laboratori, chiaramente sono laboratori che si svolgono all'interno della scuola, come giustamente dicevi tu, giustamente Ruggero, quindi non si scindono da quello che è il percorso scolastico. È molto importante questa cosa, cioè la scuola si apre a delle realtà che lavorano sul territorio e che appunto in questa maniera poi si crea una connessione maggiore con il territorio. Attraverso questa tipologia di laboratori artistici, in particolare poi chiaramente attraverso il corpo in movimento, i ragazzi hanno potuto sperimentare cosa voglia dire veramente l'ascolto reciproco, l'ascolto del gruppo in gruppo attraverso il proprio corpo, il proprio movimento, l'espressione di sé. Non è facile mettersi in gioco in questi termini, soprattutto per degli adolescenti, voglio dire, sono persone, ognuno appunto con la propria personalità, e però devo dire che soprattutto lo scorso anno, nell'esperienza con la scuola Baldassare, la scuola media Baldassare, è stata positivissima, anche perché i ragazzi e le ragazze sono veramente, poi alla fine si sono creati dei legami molto forti, perché il corpo arriva prima delle parole in molti casi, e soprattutto il corpo, come si dice, non mente, per cui i ragazzi hanno creato questo gruppo molto, ecco qui vediamo un'immagine, che veramente si è ha imparato a conoscersi in una maniera diversa e a conoscere se stessi e gli altri, quindi a creare questa connessione, a mettersi in gioco e a mettere in gioco le proprie risorse creative. Ecco, questo è molto importante dell'educazione attraverso le materie, le esperienze artistiche, cioè andare ad indagare quali sono le proprie risorse. Spesso non viene data l'occasione di esprimersi a queste risorse creative, invece sono molto importanti per qualsiasi aspetto della vita, dalla risoluzione dei problemi ad immaginare dei percorsi creativi per la propria vita e per la vita della comunità, per cui un mettersi in gioco totalmente. Con i ragazzi della scuola media Baldassare l'anno scorso siamo anche andati all'aperto, abbiamo fatto una piccola esperienza di danza urbana nella villa comunale,
E devo dire che lì è stato, l'impatto è stato fortissimo, perché danzare per strada, chiaramente in un contesto protetto, gli ha completamente, ha veramente fatto vivere un'esperienza di apertura, e questo per noi è interessante all'interno di questa, di questo discorso della, della lotta alla povertà educativa, e, perché comunque poter cogliere questa opportunità fortissima di mettersi in gioco in prima persona con tutto se stessi è veramente qualcosa di fortissimo, ha un impatto emotivo anche molto forte. Con i ragazzi dell'Aldo Moro abbiamo cominciato quest'anno, purtroppo come sapete tutti, insomma, abbiamo dovuto interrompere le nostre attività, abbiamo potuto, ho avuto occasione di vederli ancora poco, quindi il legame ancora non si è del tutto creato, insomma siamo ancora agli inizi, però insomma speriamo che questo periodo buio passi presto per poter andare avanti e continuare a, a far crescere i ragazzi nel, il loro processo creativo, le loro personalità. Ruggero, non ti sento più. Vero. Vabbè, io direi a questo, diciamo, anche visto che abbiamo iniziato, diciamo, a parlare del, dei laboratori diciamo di espressione corporea, abbiamo qua tra di noi, abbiamo uno, diciamo, del, degli alunni che ha partecipato a, che, anzi, che sta partecipando al laboratorio teatrale. Dario, ci sei? Sì, salve. Sì, sì, ci sono, ci sono. No. Dario, vuoi dirci un po', vuoi parlarci tu un po' della tua esperienza, visto che qua stiamo parlando tutti, diciamo, adulti, e invece, diciamo, ci piace, ci vorrebbe, diciamo, sapere un po' come, come, diciamo, è vissuta da chi, diciamo, è veramente il protagonista di questa, di questa attività. Sì, certo. Allora, io che sto partecipando a questo progetto, è un progetto molto bello che a me personalmente sta piacendo molto, ma anche agli altri ragazzi che frequentano il progetto. E, è un bel progetto perché fa esprimere le persone, cioè io ho conosciuto molti dei miei amici che vengono al laboratorio, li ho conosciuti meglio, ho conosciuto meglio loro e le loro personalità, e questo progetto ha aiutato molto questa, questa cosa tramite teatro e scrittura, perché vanno in concomitanza. E il progetto è molto bello, sì, questo volevo dire, non... E tu, diciamo, nello specifico, che, come, cosa state facendo del laboratorio che state portando avanti? Come è un po' strutturato? Allora, per... allora praticamente ogni volta che ci vediamo facciamo degli esercizi per imparare bene delle tecniche di teatro, nei giorni di teatro facciamo degli esercizi sul cammino, sull'improvvisazione, e poi nei giorni di scrittura scriviamo di noi e vediamo un po' che cosa esce, e vediamo un po' la creatività di ognuno, il saper raccontare. Ultimo, ti voglio fare un'ultima domanda, poi passiamo, diciamo, passiamo la parola a chi sta proprio curando l'attività. Sì, che è anche più... Sì, anche per fortuna, sì. No, però diciamo, la, il tuo rapporto con la scuola attraverso questo, questa attività è cambiato? È migliorato? Cioè, ti, hai un, diciamo, migliorata la tua, diciamo, voglia di venire a scuola o no? Sì, certo, perché questo progetto, essendo comunque fatto a scuola, comunque mi invogliava a venire a scuola,
ma ho riscoperto la scuola in maniera positiva e quindi sì, mi ha aiutato molto anche conoscere meglio i professori, conoscere meglio gli altri ragazzi. Sì, mi ha aiutato molto. Grazie, grazie Dario. Niente, salve. Io a questo punto passerei la parola a diciamo ad Alessandra o a Pina, chi vuole intervenire? Ci sono? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Ah. Beh, io sono Alessandra. Vai Alessandra. Ah, ok. Ciao a tutti. Ciao Dario. Voglio ringraziare in primis Angela, la presidentessa del Colore degli Anni, con cui stiamo collaborando insomma in questo laboratorio. E, il gruppo... Ciao. Com'è? Ciao Dario. Madonna, raga, io non sento niente. Vai, vai, ciao, vai. Ah, ok. Il laboratorio noi l'abbiamo iniziato dopo le vacanze estive, quindi è da ottobre, fine settembre, ottobre che abbiamo iniziato a lavorare, per cui si è creato proprio un bel gruppo. Io devo dire la verità, ero un po' scettica, perché comunque adolescenti, l'alberghiero, magari prima volta che i ragazzi affrontavano un laboratorio di teatro, però devo dire che si è creato subito un bellissimo gruppo, ragazzi molto motivati, pronti a mettersi in gioco, pronti a raccontarsi, nonostante magari la vivacità, però c'è un bell'entusiasmo, quindi io sono stata molto, molto contenta di questo gruppo e sono molto contenta. Il lavoro che facciamo è un lavoro di improvvisazione, come ha detto Dario, di lavoro sul corpo, abbiamo un filo conduttore che ci guida in questo percorso, che è il romanzo di Calvino, Il Visconte Dimezzato. Abbiamo scelto insieme a Maria Milella, che si occupa della parte di scrittura, questo testo, perché è un'occasione, insomma, sviluppa delle tematiche legate all'identità, al doppio, all'altro, alla parte buona e cattiva che c'è in ognuno di noi, che è un bel materiale di lavoro, anche un bel materiale di lavoro per collaborare anche sul discorso del lavoro sul corpo e quindi con la danza, perché chiaramente tutti gli esercizi, tutte le dinamiche, il training teatrale si muovono proprio per scoprire quelle che sono le dinamiche fra l'io e l'altro, la mia parte positiva, la mia parte negativa. E soprattutto diciamo in una fase come quella dell'adolescenza vengono fuori un sacco di spunti molto interessanti, quindi insomma speriamo di continuare e di rivederci presto. Peccato il collegamento Angela, non la vedo. Io non vedo niente. Non la vedo, se c'è, non lo so. Posso solo aggiungere una cosa, mi ero scritta sulla chat, per volevo solo integrare questa cosa che ha detto Alessandra e ricordarla. Innanzitutto ciao Alessandra Lanzillotti, ciao Maria. Il laboratorio di teatro e di danza insieme, come qualcuno di voi anticipava prima, costruirà il prossimo anno uno spettacolo che andrà in giro, quindi in realtà è molto bella questa cosa, questi laboratori insieme creano proprio una connessione non soltanto appunto fra nella parte culturale e artistica del progetto, ma poi si andrà ad integrarsi proprio con l'intero progetto, per cui i ragazzi si incontreranno fra di loro e faranno scambio di queste esperienze che hanno vissuto, chi nella cucina, chi nell'orto, quindi e chi con le esperienze artistiche, e c'è magari chi sta facendo entrambe le cose, quindi sarà proprio un grande un risultato che noi ci auguriamo che poi possa andare avanti, possa moltiplicarsi, insomma raccogliere altre adesioni nel tempo. Ma per quanto riguarda i laboratori artistici, la nostra missione sarà quella di raggiungere insieme questo esperimento teatrale, che sarà molto interessante. Certo, Manuela, è proprio l'obiettivo, quello finale del nostro progetto, è che siano poi i ragazzi a portare in giro, non solo per Trani, ma per l'intera Puglia,
quello che in questi 3 anni di progetto hanno imparato, hanno appreso, siano poi loro i portavoce, perché poi noi questi 3 anni il nostro supporto, diciamo, man mano va scemando e speriamo che siano poi i ragazzi stessi ad essere loro a tramandarsi questa buona esperienza che è stata fatta con il progetto stesso, anche perché ci saranno sia dei presidi fisici come l'orto, il ristorante, ma anche, diciamo, dei presidi più fra virgolette virtuali, che sono poi tutte le esperienze fatte umane e non con questo progetto, attraverso anche i laboratori, un modo per imparare un po' anche a conoscere meglio loro stessi. Siamo in un mondo virtuale, totalmente virtuale, quindi magari ci si scorda anche come approcciarsi con l'altra persona, quindi l'importanza anche di questi laboratori e del vostro lavoro è anche questo, far riportare un po', diciamo, fra virgolette, di emozione all'interno dei ragazzi, ma anche di noi adulti che stiamo vivendo questo progetto. Avevo visto che si era prenotato Nicola Valente. Devi attivare il microfono, Nicola. Oh, perfetto. Buonasera a tutti, Nicola Valente, Aldo Muro Trani e anche Legambiente. Diciamo che la cosa più grande di questo progetto è stata proprio la capacità di destrutturare e ricostruire un ambiente educativo totalmente diverso da quello che normalmente i ragazzi sono abituati a vivere. Io sono arrivato qui a Trani e subito Vincenzo mi ha catapultato in questo ambiente molto dinamico della scuola Corsara, dove c'era un'intersezione di tantissime persone, personalità, associazioni che avevano proprio come compito quello di cambiare, di stravolgere un po' tutto. E mi sono veramente infatti la cosa più bella quando si viene a scuola, anche si passa di pomeriggio, è vedere questi ragazzi che vanno da un'aula all'altra e iniziano a fare corsi di teatro, di scrittura creativa, di conoscenza del corpo, cosa che in genere non si vede nella prassi ordinaria. Corso di fotografia hanno fatto anche nelle scuole medie, o di educazione ambientale, riutilizzando del materiale. Quindi la cosa più grande è stata proprio quella di rivedere, di vedere tutto ribaltato. I ragazzi pian piano percepivano questo e quindi percepivano anche l'attività di formazione non come un qualcosa di così calato, no, dall'alto, ma si rendevano veramente partecipi della loro formazione e capivano anche che la loro formazione poteva essere utile a qualcuno. Difatti tutti questi progetti vanno nella direzione del service learning. Probabilmente Vincenzo vi potrà dire meglio su questo, però volevo fare una domanda dopo questo mio intervento. Dopo la chiusura del progetto, cosa rimarrà? Questa domanda la faccio a Vincenzo. Allora, sì, cosa rimarrà dopo? Allora, un obiettivo concreto è, allora, noi stiamo, diciamo, lavorando per riuscire a realizzare attraverso queste attività, alla fine, come diciamo follow up del progetto, una piccola cooperativa con i ragazzi, diciamo, più deboli in uscita dalla scuola, quindi più deboli che vengono da contesti sociali difficili o con problemi, diciamo, di disabilità. Perché quindi avere poi, diciamo, alla fine una realtà che si occupi del ristorante sociale, dell'orto didattico e del baretto.
Questa, diciamo, è la nostra, diciamo, massima, diciamo, aspettativa del dopo scuola Corsara. Così da creare proprio anche un legame reale tra l'attività scolastica e poi, diciamo, la costruzione di un futuro, diciamo, di vita anche lavorativo. Perché, diciamo, io immagino anche la scuola, specialmente una scuola professionale, deve essere realmente poi un incubatore e un luogo dove poter sperimentare forme di attività anche, diciamo, lavorative diverse da quelle consuete e diciamo completamente inserite all'interno delle leggi di mercato. Così invece non riusciamo, la scuola potrebbe essere un elemento, diciamo, di costruzione, di sviluppo di realtà lavorative protette e con un forte, diciamo, carattere sociale e ambientale. Spero di aver risposto. Sì, Vincenzo, inoltre volevo sottolineare una cosa, un aspetto importante che almeno io personalmente, quando abbiamo scritto il progetto, non mi aspettavo. Partner di questo progetto, come avevo già detto, è anche l'ASL BAT attraverso il Centro di Salute Mentale, che inoltre è anche il nostro ente valutatore come impatto poi del progetto sul territorio. Qualche mese fa, prima della fine dell'anno scorso, l'ASL BAT ha deciso di invitarci come progetto, come esempio di buona riuscita sociale. Infatti, tra le varie tante esperienze, con noi c'era anche l'esperienza di questa città e Campo dei Miracoli, che fanno questa attività da tempo. Ma in realtà una cosa che assolutamente non mi aspettavo, quando poi i referenti dell'ASL hanno detto che praticamente l'attività dei pazienti del centro di salute mentale, a contatto sia con l'orto, con la realtà dell'orto e del ristorante, sia a contatto con gli altri ragazzi, hanno dimezzato l'uso dei farmaci, dei psicofarmaci, un aspetto che sinceramente personalmente non mi aspettavo da questo punto di vista, questo grande impatto. Questa appunto è la dimostrazione di come, se un percorso viene intrapreso in un determinato modo, in un modo corretto, in un modo anche un po' entrando in punta di piedi nelle varie realtà, sia da un punto di vista dei pazienti, fra virgolette, perché, diciamo, definirli pazienti magari anche brutto, di persone che in realtà hanno bisogno di un approccio differente. E questo approccio deve essere poi capito e intrapreso allo stesso punto di vista dalla parte dei ragazzi. Magari i ragazzi adolescenti noi spesso li condanniamo per tante cose, ma in realtà, se gli vengono dati degli strumenti utili, degli strumenti adeguati, sono molto più aperti rispetto a noi. Uno magari non si aspetta di avere all'interno del ristorante, della scuola, famiglie bisognose, oppure migranti, oppure pazienti del centro di salute mentale, ma i ragazzi sono messi al servizio di questa realtà perché abbiamo uno strumento di fare qualcosa di concreto, di preparare dei veri piatti, di servire a dei veri commensali. E questo ha anche innescato una correlazione tra mondi diversi che magari diversamente non sarebbero mai incontrati. E penso che alla fine di questo progetto anche il valore umano che sta facendo venire fuori queste attività sia veramente una testimonianza molto importante, che dovremmo più volte sottolineare e dimostrare. A questo proposito mi volevo collegare a un'attività che stanno facendo i ragazzi con il laboratorio di scrittura autobiografica, e mi rivolgo a Maria. Sì. Ah, ok, a Maria, per proprio capire da lei come i ragazzi stanno uscendo fuori da questa attività di laboratorio, come si esprimono, soprattutto magari è una di quelle attività che potremmo portare avanti anche attraverso questi sistemi tecnologici, anche in vista, diciamo, dell'emergenza
che stiamo vivendo. Sì, sì, no, infatti anch'io mi ricollego ad Alessandra quando ha detto che inizialmente era scettica, e lo ero anch'io, perché comunque la scrittura autobiografica che ti spinge un po' a guardarti dentro in età adolescenziale non è semplicissimo. Esercizi di scrittura che partivano dal punto di vista, dalla creatività, dall'inventiva, per arrivare poi alla percezione di se stessi, alla conoscenza di se stessi, per arrivare poi a una scrittura un po' più intima e perché innanzitutto scrivono tanto, 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 evidentemente hanno tanto da dire, hanno tanto dentro e hanno tanto da dire. E io ho scoperto una realtà fatta di emozioni, fatta di azioni e anche tante qualità, oltre al fatto che per avere un'età, per essere così, diciamo, comunque piccoli, nel senso che sono comunque ancora minorenni, hanno anche delle esperienze di vita belle, belle importanti, non solo personali, ma anche alcuni dal punto di vista di esperienze di lavoro. Quindi devo dire che è bellissimo, sta andando bene, che io almeno personalmente credo di aver creato un contatto con loro e lo ricevo, insomma. Quindi chiaramente c'è il filo conduttore, come ha detto Alessandra, del Visconte dimezzato, quindi poi arriveremo alle tematiche belle e importanti che fanno parte di quel racconto, che sono il dualismo, e quindi insomma arriveremo. Siamo partiti da qualcosa di più semplice, quindi pensavamo appunto con la didattica, appunto la formazione, appunto a distanza, di analizzare insieme con i ragazzi il testo, visto che adesso non l'abbiamo ancora analizzato realmente. E da qui, oltre, vabbè, chiaramente a tutti gli spunti di riflessione, arrivare a mettere in paragone il racconto anche con quello che stanno vivendo adesso per via appunto di questa situazione. Quindi forse adesso il tema del dualismo credo sia abbastanza presente, perché magari fisicamente con il corpo sono da una parte, ma con la mente sono da tutt'altra parte. Quindi pensavamo quindi a degli esercizi anche in questo caso, e anche a dei video. Quindi adesso insomma organizzeremo queste attività. Tutto qui. Perfetto, grazie mille Maria. Beh, grazie. Secondo me è anche interessante, diciamo, capire anche attraverso questo sistema dell'autobiografia come loro stanno vivendo questa fase emergenziale, quindi far proprio emergere anche un insieme di racconti proprio tratti da loro, di come hanno vissuto questa esperienza, che sicuramente è molto particolare, lo è per noi, figuriamoci per loro, che sono abituati a uscire quotidianamente e incontrare i loro amici. Si era prenotata la parola Ketty. Ciao a tutte e a tutti. No, io avevo una domanda per Vincenzo, mi aveva all'inserimento di una donna vittima di tratta all'interno del contesto scolastico. E volevo chiedere come appunto questo inserimento, questa accoglienza è stata, come è stata, diciamo, accettata dai ragazzi, nonostante comunque si parli di una donna appunto vittima di tratta, che nell'immaginario comune comunque è spesso oggetto di ragazzi. Hanno accolto questa situazione. Grazie. Ok, sì, allora questa è stata, diciamo, anche una parti più interessanti, diciamo, all'interno del progetto. Faccio qualche passo indietro, così, diciamo, allora, tra i vari ospiti che abbiamo avuto periodicamente all'interno dei nostri fronti sociali,
abbiamo avuto anche a pranzo delle, alcune ragazze nigeriane che sono all'interno di un progetto contro la tratta. E loro sono state, diciamo, all'inizio delle, diciamo, delle semplici ospiti. Poi però abbiamo, diciamo, deciso di coinvolgerle anche perché erano, diciamo, anche loro, alcune erano, diciamo, alcune minorenni, alcune appena, diciamo, maggiorenni, e di coinvolgerle attivamente all'interno del progetto. Quindi abbiamo deciso di far sì che loro stesse diventassero per un giorno delle insegnanti dei ragazzi. Abbiamo deciso di organizzare un pranzo di cucina nigeriana in cui le ragazze stesse hanno spiegato delle ricette agli alunni della scuola. Quindi si è creato, diciamo, un rapporto di normalità, diciamo, di adolescenti che si incontrano, che si scambiano delle esperienze, che imparano insieme. E addirittura da questo, cioè, una delle ragazze è entrata a far parte a pieno titolo proprio dello staff della cucina dei pranzi sociali. Quindi ogni volta, cioè, partecipa all'interno della, cioè, della brigata di cucina a tutte le attività del ristorante sociale. Voglio proprio sottolineare che questo, cioè, l'elemento forse caratterizzante più forte del progetto è proprio quello sulla, diciamo, valorizzazione della diversità. Cioè, la diversità non è più, diciamo, all'interno di questo contesto non genera più diffidenza, ma è assolutamente un elemento di normalità e di valore aggiunto all'attività che viene svolta. Una cosa, prima Nicola mi aveva chiesto la questione del service learning. Allora, questo, cioè, tutto il progetto rientra all'interno dell'attività didattica normale curricolare. Cioè, noi come scuola da alcuni anni, anche insieme, diciamo, alle attività di Lega Ambiente, stiamo portando avanti un approccio didattico che si chiama service learning, cioè didattica e servizio, cioè fare attività di didattica curricolare attraverso un servizio alla comunità. Quindi veicolare gli apprendimenti all'interno della risoluzione di un problema reale del contesto vissuto dagli alunni. Quindi il fatto di avere, che ne so, il giardino in abbandono e intervenire nel recupero del giardino, ma all'interno del recupero del giardino io faccio attività di matematica perché devo calcolare quanti filari devo fare, quante piante, faccio scienze scienze naturali perché faccio l'identificazione delle piante, faccio il ciclo dell'ossigeno, dell'anidride carbonica, o faccio scienze degli alimenti perché studiamo la stagionalità dei prodotti, le qualità nutrizionali dei prodotti, è all'interno del programma normale curricolare, solo fatto in una maniera completamente diversa e che alla fine ha una ricaduta reale e concreta sul territorio in cui si vive. Va bene, penso di aver, diciamo, risposto. Io passerei a questo punto anche la pancia, diciamo, se c'è qualcun altro che vuole fare domande, si è incuriosito del progetto, qualcuno anche un po' più. Angela, se non erro. Angela, ci sei? No, se c'è Angela facciamo un po'. Vedo una scritta Angela. Se riprende. Comunque volevo dire una cosa, io veramente vorrei ringraziare i docenti dell'istituto, perché non è cosa scontata che dei docenti si mettino a completa disposizione di un progetto così impegnativo e anche abbastanza, diciamo, spesso pesante da portare avanti, ma tutti i collaboratori, tutti i docenti
si sono veramente messi a, a disposizione e hanno portato avanti le attività progettuali. Ovviamente un aspetto fondamentale è aver da subito avuto la disponibilità della scuola e di alcuni docenti all'interno della progettazione delle attività e del progetto stesso, però cioè, non è cosa scontata che una scuola già operata di tantissime attività sposi completamente un progetto di questo genere, quindi un plauso veramente ai docenti, al preside sempre disponibile e veramente speriamo di trovare diciamo altre realtà o che questa esperienza possa diventare un'esperienza pilota o diciamo, di testimonianza dell'attività che si possono realizzare, degli strumenti che si possono dare ai ragazzi per innovare anche. Sì, 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 questo sì, certamente, perché no, in effetti, cioè, a differenza di altre attività, noi rientriamo pienamente nella diciamo, quella che è la didattica normale della scuola. Cioè, dopo il progetto, molto probabilmente, le attività rimarranno tutte, diciamo, tutte in piedi, perché ormai fanno parte proprio dell'attività scolastica in sé. Io però diciamo, se ci sono domande, qualcuno che vuole, qualcuno diciamo esterno che al progetto o che non è la prima volta che sente parlare di questo di Scuola Corsara, vuole fare qualche intervento o ha qualche curiosità? Nessuno prende la parola? Se posso solo dire una cosa, non è una domanda, ma mi piaceva, visto che non sta parlando nessuno, mi piaceva molto questa cosa che faceva notare Ruggero, che la scuola abbia preso proprio a cuore questo progetto, le scuole, e proprio nella direzione della comunità educante, cioè nel senso che veramente ognuno con il proprio dono, probabilmente con la propria competenza, col proprio può veramente contribuire a questo discorso della comunità educante. In una comunità non c'è solo appunto la ristorazione, il teatro, la danza, la fotografia o le arti, ma ci sono tantissimi aspetti che possono essere sviluppati, e se ne parlava nella riunione di preparazione a questo meeting, anche che l'invito è anche a chi appunto ha voglia di mettersi in gioco in questo progetto, anche alle altre ad altri contesti scolastici, perché comunque se veramente si parla di comunità è chiaro che uscendo da scuola io poi devo cercare poi di continuare a vivermi questa esperienza e a diffonderla il più possibile, e l'idea è quella anche di coinvolgere le famiglie. Spesso si è anche proprio parlato nel progetto, è anche prevista questa cosa del coinvolgimento delle famiglie, di riportare tutta questa esperienza anche a casa, per cui sarebbe bello fare eco rispetto a questa cosa e in qualche maniera riportare questa esperienza a casa, e per riportarla in una specie di ciclo, non soltanto all'interno delle realtà coinvolte, ma proprio della propria realtà quotidiana, quindi quanto questa cosa può arricchirsi e arricchire questo solo. Sì, infatti Manuela, mi ricollego a quello che dicevi tu, perché proprio quello di cui si discuteva riprendendo l'anno scolastico e facendo ripartire il progetto è che ora, questo anno e mezzo, abbiamo un po' consolidato quali sono diciamo, le attività che vengono realizzate. Ora è proprio una fase in cui dobbiamo concentrarci affinché queste realtà escano per la città, ma diciamo, vengano un po' diffuse e
diventino buone esperienze pratiche, appunto per creare quell'economia circolare anche di esperienze che si possano riportare coinvolgendo le famiglie attraverso il video ricettario con i genitori. Quindi ora quello in cui concentrarci è allargare questa comunità educante, che già in parte si è allargata, però allargarla il più possibile, perché la città di Trani è una città grande, tante realtà, ma perché è un modo anche per arricchire noi stessi e tutte le attività che noi svolgiamo quotidianamente. Ovviamente i ragazzi, anche attraverso l'utilizzo dei social e degli strumenti nuovi, secondo me sono fondamentali affinché questo possa, diciamo, avvenire in modo più impattante possibile, perché magari noi spesso ci concentriamo su delle realtà anche per poter, diciamo, far camminare il progetto, e magari sono degli strumenti che possono essere messi a disposizione dei ragazzi che ci consentano di arrivare a un pubblico che noi magari non riusciamo anche a intercettare. Io prendo un attimo la parola semplicemente per una questione tecnica. Vedo che ci sono vari partecipanti che non hanno inserito il proprio nome. Se riuscite, diciamo, ad ascoltare, il sistema funziona meglio se inserite il nome. Per inserire il nome potete aprire la chat che trovate in basso a sinistra. Aprite, si apre un riquadro dove potete scrivere il vostro nome, perché vedo molti che sono, diciamo, anonimi. Questo, diciamo, anche serve a settare meglio il sistema, funziona meglio, quindi potete anche poi intervenire. Ok, grazie. Vedo Luisa, ma non la sentiamo. Sembra che stia parlando, ma non la sento. Luisa, non ti sentiamo. Forse devi alzare il volume e anche metti il tuo nome. Prova ad aprire la chat in basso a sinistra, o cliccando al centro della tua faccia. Ah, ok, oppure sì, mortalmente sì, in effetti devi andare nel settaggio e impostare il microfono, perché non ti sentiamo. Vabbè, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Chetti, c'è il microfono aperto e si sentono i rumori di casa. Scusami, Vincenzo. No, un attimo, volevo sulla vista. Vabbè, io direi anche ci possiamo anche, cioè, se non ci sono interventi, aspettiamo un attimo Luisa, poi andrei verso la conclusione. Sì, ma sembrava tutto, non so, se rientra, aspettiamo qualche secondo. Paolo, puoi anche intervenire in audio. Volendola, vabbè, la senti, vedi, senti. Sì, mi senti adesso? Sì, ti sento, ti sento.